Alessandro Di Battista. Buonasera a tutti. Vabbè, ci sono tanti amici, magari c'è anche qualche persona nuova, qualcuno che avrà votato il Partito Democratico alle ultime elezioni politiche, qualcuno che ha qualche dubbio, e se avete dei dubbi è ottimo, perché i dubbi sono rivoluzionari se siete venuti qua in questa agorà. Chi conosce il 5 Stelle sa che non è che siccome si va a votare tra qualche giorno alle europee e alle amministrative in tante parti, noi facciamo delle agorà. È da quando siamo entrati in Parlamento che tutte le settimane, sia sul territorio romano, quindi per chi è come me di Roma e nei vari municipi, sia in tutta Italia, facciamo queste agorà. Abbiamo iniziato con 8, 9, 10 attivisti, 20 simpatizzanti, e ormai dovunque andiamo ci sono tantissime persone, anche se i giornali non, chiaramente non ne parlano, e facciamo tutto in rete. Questa è la dimostrazione evidente che Beppe Grillo è un grande, ci ha svegliato, è una persona, urla anche perché un paese, il nostro paese era dormiente, quindi con gli addormentati occorre anche urlare, ma questa è la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle, vi assicuro che il primo ad esserne strafelice, lo stesso Beppe, cammina con le proprie gambe, e sarà sempre di più, cammineremo con le nostre gambe. Ora, oggi ci sto io, c'è la Paola, anche questa roba, le foto, siete dei grandi, siete degli eroi. Iniziamo a mantenerci tranquilli, neanche facciamo troppi capannelli, facciamoci un selfie, facciamoci le foto. No, questo non fa parte della logica del Movimento 5 Stelle, le foto, i selfie, il vedere un deputato, un senatore come se fossimo degli eroi. No, noi stiamo esclusivamente facendo il nostro dovere, ce la stiamo mettendo tutta per farlo. Alle volte abbiamo commesso qualche sbaglio, qualche errore di comunicazione, ogni tanto abbiamo alzato troppo i toni, alle volte secondo me li abbiamo abbassati troppi, perché quando stai in quel palazzo e vedi quotidianamente la mafia negli occhi, la mafia che magari non ha più la lupara, non uccide più, tra virgolette, però una mafia che si è molto, come dire, strutturata, pensiamo agli ultimi arresti, pensiamo a quello che c'è dietro l'Expo, e chi lo denuncia da anni è esclusivamente, sono i cittadini dei vari meetup del Movimento 5 Stelle, e vederli tutti in faccia, vedere la mafia negli occhi tutti in faccia, lavorare come leoni, lottare, combattere, vedere che spesso questo sistema mediatico che tende sempre a salvar la faccia al potere fa male, per quello spesso alziamo i toni, perché se non alzi i toni in un paese addormentato rischi che nessuno ti ascolta. Ma la dimostrazione di questo municipio, degli altri, di tutte le piazze che si riempiono anche senza Beppe Grillo, che evidentemente abbiamo seminato bene in tutti questi mesi, molto molto bene. Ora, stamattina mi ha scritto un ragazzo un commento su Facebook definendomi figlio di papà come accusa politica, ma tu sei zitto che sei un figlio di papà. Io gli ho risposto privatamente, avevo due opzioni: o lo scontro, dicendo ma che cosa dici, vergognati, come spesso ci capita quando sentiamo delle menzogne, quando sentiamo qualcuno del Partito Democratico dire che siamo fascisti, squadristi, comunisti, non neanche, anzi quelli del Partito Democratico ci accusano anche di essere comunisti, perché loro comunisti non lo sono stati mai. Ti viene spesso il sangue al cervello. O reagiamo muro contro muro, ci sfoghiamo, magari ci togliamo qualche sassolino dalla scarpa, oppure proviamo per forza a dialogare con loro. Secondo me la linea che noi dobbiamo mantenere è nel palazzo intransigenza totale, cioè non ci dobbiamo neanche prendere i caffè con certe persone. C'è Colaninno, quello del PD, che si prende il tè con l'acqua minerale Ferrarelle al bar. Dobbiamo secondo me diffidare da coloro che si prendono il tè con l'acqua minerale Ferrarelle, sono persone pericolose, non sono normali. Ma al di fuori di quel palazzo dobbiamo essere assolutamente aperti al dialogo, perché sentiamo spesso che molte persone, nostri amici, parenti, ragionano per partito preso, da lì viene l'espressione, per partito preso. Credono ancora che il Partito Democratico abbia qualcosa a che fare con Berlinguer, con la lotta di classe, con la giustizia sociale. No! Quel partito, se è mai esistito, è morto. Oggi, mi dispiace dirlo perché io l'ho votato, il Partito Democratico è un sistema di malaffare, è una mafia legalizzata che ha infiltrazioni dovunque, negli inceneritori, negli ospedali, nelle università,
spesso che proteggono i baroni e i figli dei baroni grazie al numero chiuso, infiltrazioni addirittura nel crimine organizzato, nelle grandissime opere come il TAV, l'Expo. Oggi fatevene una ragione, lo so che fa male ammetterlo a se stessi in primis, io ci ho messo diversi mesi per accettare che il Partito Democratico fosse addirittura peggiore di Forza Italia, poi lo dissi in Parlamento. Oggi il Partito Democratico è una latrina e come tutte le latrine si trova in fondo a destra. Questo va accettato. Va accettato, è difficile accettarlo, è difficile dire ho fallito per tanti anni, ma va fatto, va fatto. E va fatto fare anche alle persone che abbiamo in casa, perché chiunque ha un PD in famiglia, lo so, e conosco perfettamente le loro argomentazioni. Sono, dicono sempre no, al che voi rispondete lì, no. La seconda è Grillo urla troppo, lo so, cioè, non c'è mai una critica sostanziale. La terza è siete guidati da Casaleggio. La quarta, c'è qualcuno che ancora ci crede, non vi siete alleati con Bersani. Vediamo, vediamo se Bersani è totalmente, come dire, esterno a questi scandali legati all'Expo. Vediamolo, studiamo anche. Io ho un libro qui con me che si chiama I panni sporchi della sinistra. Vi consiglio di leggerlo, vi consiglio di leggerlo. Non credere a quello che dico io, vi consiglio di informarci in maniera alternativa. Fatto sta che tutti quanti noi che oggi riempiamo un parco nella periferia di Roma, un tempo credevamo o al centro-sinistra o al centro-destra, è innegabile. Pensavamo che Berlusconi davvero garantisse i liberali italiani, la libertà, pensavamo che avesse ragione lui contro una parte di magistratura. Dall'altra parte alcune persone pensavano sì, ma il Partito Democratico, i DS sono gli unici che davvero lottano contro il berlusconismo che c'è dentro tutti noi. Lo pensavamo e oggi se riempiamo questa piazza non lo pensiamo più. E la stessa cosa dobbiamo riuscire portando accoglienza, portando parole anche di dialogo, cioè investendo anche energie, è faticoso, ma dobbiamo far sedere il PD, aprirgli un PC, fargli vedere quello che hanno votato, fargli vedere i nostri interventi, senza arrabbiarci, anche quando ti viene davvero la voglia di arrabbiare, di dire ma come ragioni. No, ci serve molta molta accoglienza, perché tutte le persone che oggi fanno queste critiche, è mai una critica sostanziale, perché non è mai successo in un anno e due mesi che perlomeno a me, che qualcuno si sia avvicinato facendoci una critica su un voto. Nessuno ci ha mai detto avete sbagliato a votare questa cosa, non è mai successo. Se ci pensate, un parlamentare della Repubblica, un portavoce dei cittadini, è pagato per votare, non è mai successo. Ecco, queste persone che ragionano per partito preso sono del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sanno. Di questo si tratta. Come noi credevamo alle televisioni, perché stamattina altra cosa pensavo, si parla molto oggi di coperture finanziarie a determinati provvedimenti, ci sono o non ci sono per quel provvedimento le coperture, ma fino all'entrata del Movimento 5 Stelle ascoltavamo così tanto parlare di coperture finanziarie o ci imboccavano decreto preso fatto, quando sappiamo che spesso determinati provvedimenti che arrivano in Parlamento non diventano neanche attuativi. Pensate, il 70% dei decreti legge che arrivano in Parlamento e vengono votati da un Parlamento e poi c'è l'opposizione, posizione magari che si oppone, non diventano esecutivi perché mancano delle cose che si chiamano decreti attuativi. Pensate a quante balle ci siamo bevuti in tutti questi anni. Ma avevamo mai sentito parlare di articolo 138, di riforme della Costituzione piduiste? Avevamo mai sentito parlare di un emendamento, di un ordine del giorno, delle coperture finanziarie? Nulla. Il popoluccio era tenuto volutamente all'oscuro perché gli serviamo esclusivamente come elettori. Ecco, al 5 Stelle non servono degli elettori, io non ho mai chiesto una volta e non lo farò mai un voto, io non sono candidato, io potrei starmene tranquillo in Parlamento, magari potevo dopo la prima settimana passare al gruppo misto, zitto, mi tenevo tutti i soldi perché io ho fatto i conti, ho restituito in un anno 72.600 euro circa, non mi dovete applaudire. Ho fatto esclusivamente io, come Paola, chiunque, il mio dovere. Aiutato anche, dato che questo è il suo municipio, dalla mia collaboratrice che si chiama Selena Caputo, che è qui stasera, la quale quando devo fare le restituzioni viene e mi fa supporto psicologico. Mi dice dai Ale, ce la fai, ce la fai. Io, Selena, ma tutti quanti le dobbiamo dare?
sì, dai, possiamo mettere uno zero in meno, tanto nessuno se ne accorge, tanto nessuno va lì a controllare gli scontrini, non vi ricordate? Ci prendevano in giro, sono quelli degli scontrini. Ecco, fare la rendicontazione, fare gli scontrini, tra l'altro io non me ne sono mai occupato, se ne è occupata la mia favolosa collaboratrice, ha fatto sì che abbiamo solo dei nostri stipendi restituito quasi in un anno 10 milioni di euro venuti dai nostri stipendi, moltiplicate per questo per tutti gli amministratori locali, per i grandi funzionari come il dottor Zampetti, che è il segretario generale della Camera, che guadagna 600.000 euro all'anno, moltiplicate per tutti i consiglieri regionali, per i parlamentari degli altri partiti, e penserete ancora che non ci sono i soldi per riparare una scuola, per sistemare una strada, per dare dei fondi a delle piccole imprese. Queste sono balle, ormai le abbiamo scoperte, tutto quello che abbiamo detto si è rivelato reale, l'Expo, il RAS Scaiola, il TAV, qualsiasi cosa, abbiamo parlato per primi di infiltrazioni della malavita all'interno dell'Expo, abbiamo fatto anche l'Expo Tour, e ironia della sorte vuole che il cicerone al nostro Expo Tour, come sia l'ingegner Paris che hanno arrestato, perché poi... non so voi, io vorrei informare sempre, ma alle volte è complicato ricordarsi tutti quelli che arrestano i condannati. Ti confondi, sono troppi. Io dopo in un giornale leggi veramente delle retate continue, delle retate. Una retata li seppellirà, dice Marco Travaglio. E comunque l'ingegner Paris ci ha fatto da cicerone lì all'Expo Tour, e io gli chiesi: ma mi scusi ingegnere, ma ci può parlare anche rispetto alla corruzione, alle infiltrazioni, mi pare, dell''Ndrangheta? No, non sono assolutamente degli affari che mi riguardano, non posso rispondere. Ecco, ieri l'hanno arrestato, tra l'altro, dice Sibilia. Sì, è vero, cioè facciamo l'Expo Tour e il giorno dopo arrestano tutti. Andiamo a fare un agorà di fronte al Crescent, che è un'opera faraonica di cemento voluta dal sindaco, come si chiama il sindaco di Salerno, De Luca, il giorno dopo il Consiglio di Stato la blocca. Andiamo giù a Messina a fare un agorà nella piazza di Messina, e il giorno dopo il deputato renziano, che si chiama Francantonio Genovese, uno del PD, Francantonio Genovese, viene chiesto l'arresto, che noi della Camera dobbiamo ancora votarlo. Allora, infatti sì, adesso organizzeremo un tour, diteci dove dobbiamo andare, perché è evidente che il Movimento 5 Stelle a loro gli porti sfiga, questo è proprio evidente, dovunque andiamo arrestano qualcuno. Il problema, stiamo anche facendo delle battute, però lo dico soprattutto alle persone scettiche, il problema, io ci sto in Parlamento, io non sono tutti delinquenti in Parlamento, non l'ho mai detto, è il sistema che è incancrenito totalmente. E il vizio originale, il concetto di politica come professione, è quello che va capito. Quando tu entri in Parlamento con l'idea che vuoi restare in Parlamento tutta la vita, scenderai inevitabilmente a compromessi, inevitabilmente accetterai determinati patti, devo prepararmi per l'Annunziata, che ci vado domenica in televisione dall'Annunziata. Inevitabilmente, dottoressa Annunziata. È inevitabile che appunto cedano a determinati compromessi per mantenere appunto il sedere spesso flaccido su quegli scranni. Questo è il meccanismo. Io, quando sono entrato in Parlamento, noi parlavamo dei problemi dei cittadini e ascoltavamo le persone candidate degli altri partiti in televisione parlare dei problemi dei cittadini. Ecco, entrano parlando dei problemi dei cittadini e finiscono per parlare esclusivamente in Parlamento dei loro problemi. Funziona così. C'è un corridoio che si chiama il transatlantico, dal quale si accede alla Camera dei Deputati con due porte. Io ora sto sotto sanzione perché la Boldrini mi ha sanzionato per 34 giorni. Sono purtroppo non più il secondo parlamentare più sanzionato della storia della Repubblica. Il primo è Matteo Mantero, devo fare qualcosa per... anche la signora lì applaude, io non ho mai buttato fuori neanche a scuola. E c'è questo corridoio che lo chiamano il corridoio delle anime perdute, lo chiamano così. Occhio, mi dicevano alcuni commessi, se cammini troppo lì perderai l'anima, così mi dice. Ci sono delle poltrone, probabilmente in pelle umana, delle bellissime piante, e lì si riuniscono i deputati e fanno i capannelli, si chiamano così. I primi tempi io mi ci avvicinavo, mi infilavo in mezzo, nessuno mi conosceva, ora invece quelli del PD soprattutto mi odiano, cioè, ma veramente io sono odiato, e li sentivo parlare, dobbiamo far fuori lui, c'è quella corrente che ci penalizza, dobbiamo mettere quello nostro amico lì di là, occhi agli europei, quali sono i tuoi, quale vuoi piazzare, cioè l'unico interesse è
proseguire un sistema di autoconservazione. Ma perché? Perché il peccato originale è anche umano. Io capisco pure, il peccato originale è il concetto di politica come professione. Per quello non lottiamo molto contro la delega, perché se stai troppo dentro quel palazzo e il popolo italiano ti lascia fare quello che vuoi, alla fine il rischio di corromperti cresce esponenzialmente. Diminuisce invece se io vengo qua, se la Paola viene qua, se voi ci date una pacca sulle spalle, se ci dite noi siamo vostri datori di lavoro, quindi occhio a quello che fate, così si diminuisce la possibilità di contaminazione. E se tu metti all'interno del Parlamento delle persone oneste, i giochi sono fatti. Non ci vuole Einstein a capire che in un momento drammatico di crisi economica non devi comprare gli F-35 o devi tornare dall'Afghanistan domani o non puoi condonare 98 miliardi di euro alle concessioni di slot machine. Non ci vuole nessuno. Ci vogliono solo queste, le mani libere, le mani libere. Noi non dobbiamo niente a nessuno, neanche a Grillo e Casaleggio, che non si sono minimamente mai permessi di interferire in una nostra votazione. Se lo avessero fatto, io sono molto amico di Beppe e molto amico di Gianroberto, che per me è un grande, dovrebbe andare in televisione una volta a farsi vedere, perché secondo me molte persone temono lui perché non l'hanno mai visto. Io ho questa impressione. Sono molto amico, se si fossero permessi una volta di dirci qua votate in questo modo, io mi sarei dimesso dal Movimento 5 Stelle il giorno stesso, perché non mi interessa nulla stare in un movimento dove comanda qualcuno. Non si sono mai permessi, ora ci potete credere o no, questo si tratta, non lo so, di guardarmi la faccia e credere, tu ci credi o non ci credi, come guardare magari la faccia di Renzi e dire tu ci credi a uno che ha quella faccia o non ci credi, punto. No, non volevo paragonarmi a, per l'amor di Dio. Assolutamente no. Comunque questo è il discorso. Se tu metti delle persone oneste che hanno le mani libere, che sono entrati in Parlamento senza dei finanziamenti o pubblici o privati di grandissimo spessore, automaticamente migliori il livello. Loro la chiamano classe dirigente, noi invece di portavoce all'interno delle istituzioni, perché fa sì che Marcello De Vito è libero di fare quello che vuole fare, o meglio quello che è il nostro programma. E questo è il concetto incredibile. Un esempio grande: nel 2006 Bersani, quella brava persona di Bersani, è comunemente considerato magari non un genio politico però una brava persona, prese 98.000 euro da Riva dell'Ilva, quell'ingegnere da poco scomparso, pace all'anima sua, per la sua campagna elettorale, e Riva contemporaneamente finanziò Berlusconi e il Popolo della Libertà. L'idea di questi pezzi grossi dell'industria, pezzi grossi anche dell'informazione, pezzi grossi purtroppo anche spesso del crimine organizzato, è finanziare tutti tranne 5 Stelle, così chi vince vince, quando sta in quel posto si ricorda di quello che gli ho dato. E allora tu capisci, stando nel Parlamento, quando vedi lobbisti, io non sapevo che fosse infestato da lobbisti il Parlamento della Repubblica, tu capisci che nel momento in cui Letta e Alfano vengono supportati da una fondazione che si chiama Vedrò, finanziata dalle concessionarie di slot machine, capisci il perché hanno condonato le tasse alle slot machine. Considerate che Massimo Baroni, un nostro collega, ha fatto uno studio eccellente, e anche sull'Expo, se volete saperne di più, scrivete su Google Massimo Baroni intervento sull'Expo. Ci ha provato la Serenia a interromperlo in ogni modo, la Serenia è la vicepresidente del Partito Democratico, e lui fa nomi e cognomi di tutte le società coinvolte, società poco limpide appunto coinvolte nel progetto Expo. Secondo Baroni, che ha fatto degli studi, la ludopatia ci è costata 130 miliardi di euro in questi 15 anni, cioè le persone che tutti noi vediamo spesso disperate, la mattina anche alle 7 del mattino, entrare in un bar, farsi un cognac e andare a giocare alle macchinette. Lo sappiamo tutti, li vediamo tutte queste persone al bar. Perché? Perché oggi c'è un'unica industria che non è in crisi, una sola, l'industria della paura. Solo questa non è in crisi, e se ci pensiamo tre settori sono legatissimi alla paura: la droga, le armi e le slot machine. La droga, che sono le sostanze che prendono le persone che hanno paura di vivere, le armi che comprano le persone che hanno paura di morire, e quindi capita che appunto tante persone purtroppo in quartieri periferici hanno pistole dentro casa, e poi succedono i drammi come sono successi l'altro giorno fuori dallo Stadio Olimpico, e il gioco d'azzardo, al quale si avvicinano le persone che hanno paura di non riuscire a pagare una bolletta. Il problema oggi è la paura. Tantissimi cittadini sono schiavi del terrore, molti anziani, delle loro poche
certezze, dicono ma io ho ancora una pensione, ma o cambiano le persone magari più anziane, o capiscono, o danno retta ai più giovani o meno giovani, o non ci saranno le pensioni per i loro nipoti, devono capire anche questo, devono prendere anche le persone un po' più anziane coscienza di questo. Il problema è la paura. Come si sconfigge la paura? Così, con la partecipazione. Scendendo in piazza, partecipando. Partecipare è il miglior modo di dire, non ce n'è un altro. Partecipare, credetemi. Troppe volte abbiamo delegato, oggi stiamo anche andando in televisione, ma non è la televisione la risposta. La televisione crea molta distanza tra la realtà, le istituzioni, i cittadini. Vediamo lì questi Gesù Cristi, come abbiamo visto, e oggi magari vedete qualcuno di noi un po' più conosciuto perché andate in televisione e pensate che beh, lui è bravo, eh. No, non siamo bravi. Qualsiasi persona onesta anche oggi in questa agora farebbe le stesse cose che abbiamo fatto noi. Qualcuno di voi sarebbe un parlamentare migliore anche di quanto lo stiamo facendo noi. La dimostrazione è questa. Oggi ci stiamo io, Di Maio, la Taverna, la Ruocco, e in Europa ci staranno altri colleghi, ma dopo ci starete voi. Questo è il 5 Stelle, questa è la nostra forza. Ah, perché non ci faranno fuori? Ma io parlo pure fisicamente. Ma che pensate, che mettersi contro tutti questi poteri forti non ci mette incontro a nessun rischio? Ma pensate in un paese dove è stato ammazzato Siani, dove hanno ammazzato Falcone e Borsellino, dove si è trattato con la mafia, i parlamentari del 5 Stelle non siano minimamente in pericolo. Perché non ci fanno fuori alcuni poteri forti? Perché? Perché sanno qual è il meccanismo. A parte se fanno fuori qualcuno di noi, magari non me, qualcun altro, prendiamo il 45% alle europee. Ma perché il concetto è questo, è portare avanti un programma come se fosse una staffetta. Oggi siamo i primi noi in Parlamento, appunto conosciuti, che fanno determinate battaglie. La prossima volta ci starete voi. Non ci vuole nulla. La prima volta è stata dura, molto emozionante, a me è venuta l'ansia quando ho preso il microfono, l'ho tirato su, ho aperto le gambe, mi sono messo basso perché i microfoni sono altezza più bassa, insomma io sono alto, e mi batteva il cuore quando ho fatto quell'intervento su Marò. Mi batteva il cuore, dicevo, ma io in quest'aula, un intervento tra l'altro scritto con il gruppo, io in quest'aula dove è stata approvata la Costituzione, non l'avrei mai pensato, mai. Poi ti abitui, si impara, si capisce un decreto, lo si studia, e noi che studiamo più di ogni altro deputato là dentro scopriamo i cavilli, scopriamo qual è quell'emendamento localistico, le chiamiamo così le marchette, cioè un emendamento piazzato da qualche parlamentare per dare, diciamo, rendere il favore a quell'imprenditore, a quel cittadino, a quel criminale, che spesso sono criminali, che ha finanziato la campagna elettorale di questo deputato. Fammi tornare, fammi gli rendere il favore con questo emendamento che durante la legge di stabilità piazza un tot di soldi, 20 milioni di euro, a lui che mi ha finanziato la campagna elettorale. Quando la legge di stabilità si discute, l'ex finanziaria, quindi si danno i soldi in giro per l'Italia in questo modo, un po' a te, un po' a me, un po' alle cooperative rosse, un po' alle cooperative bianche, un po' ai Cellini, a Compagnia delle Opere, è questo. Falcone diceva, seguite i soldi. Noi invece diciamo, ed è l'unica parolaccia che dirò stasera, fanculo ai soldi, fanculo ai soldi. Questo diciamo noi, perché se elimini i soldi dalla politica, automaticamente migliori il livello di cittadini, appunto, che stanno lì dentro. È tutta lì la battaglia. Ora, da qui alle europee smetteranno di fare questi sondaggi. Non credete ai sondaggi, non credete ai sondaggi. Provate a pensare al cambio di linguaggio di questi leader del centrosinistra, un nervosismo, a come vanno in televisione, iniziano ad attaccare. Le giovani renziane si sono dimostrate in come se fossero delle sant'anche qualsiasi, attaccano in quel modo, non fanno parlare. Questi sono ottimi segnali, significa che hanno paura. Renzi qualche giorno fa ha detto, beh, se il Movimento 5 Stelle vince le elezioni già era la prima forza politica. Come? Stavano al 45%, ci davano per morti, per finiti, vi ricordate? I grillini si stanno, e le piazze sono vuote, si stanno sgonfiando, i grillini, poi ci chiamano così, i grillini, come se ci offendesse, a me non mi offendono, però chiamiamo i deputati del PD, i lobbistelli, quelli di Forza Italia, condannatelli, facciamo così, ci chiamassero i grillini. Tendono in ogni modo a delegittimarci, no? All'inizio eravamo gli inesperti, se ci pensate, vi ricordate il bombardamento mediatico? Ma quelli sono inesperti, nessuno più parla di inesperienza, nessuno, perché si è visto come lavora Paola Taverna, ed è una goduria vedere una cittadina orgogliosamente popolare, nel senso più alto del termine, fare il discorso durante la cacciata a pedate nel deretano del miliardario Berlusconi dal Parlamento. È una goduria!
come se fosse un i discorsi pronunciati alla palla corda nei confronti di Luigi XVI. E di rivoluzione pure questa si tratta, non come quella. Quella era una rivoluzione sanguinata, la nostra è una rivoluzione amata. Di questo si tratta. Noi stiamo facendo una polizia etica. Questo stiamo facendo. E gli dobbiamo pure volere bene alle persone che votano il PD e votano il PDL. Dobbiamo avere anche comprensione. Perché quando capiranno di aver fallito, di aver gettato via tanti anni una cosa preziosissima che è il voto, staranno male, ti senti svuotato, dici ma veramente è tutto così? Vi ricordate quando andavamo agli spettacoli di Beppe Grillo, si usciva fuori quando non c'era 5 Stelle e la sensazione era ma è questo, è così un'amarezza, adesso che faccio? Ecco, facciamo questo che abbiamo fatto stasera in questo parco, partecipiamo, informiamoci, portiamo le persone anziane, facciamo capire ai giovani che questo è un mondo, un'Italia scritta esclusivamente per fare fuori i giovani, in ogni cosa, e impediscono ai giovani di andare a votare nei posti dove votano. Oggi ho lanciato l'autostop a 5 Stelle, lo faranno, non ci sono... troppi vantaggi per i fuorisede per tornare a votare nelle loro città, perché sanno che la stragrande maggioranza dei giovani vota il Movimento 5 Stelle, si sa, per cui gli mettono i bastoni tra le ruote, perché la logica di questo sistema è che vadano via i giovani, che restino soltanto le persone anziane che hanno purtroppo più paura e hanno meno voglia di cambiare. Il sistema è così, anche se ci sono delle persone anziane straordinarie. Stavo a Taormina qualche settimana fa durante il Non ci fermate tour, stavo facendo volantinaggio e si avvicina un signore, aveva avuto 85 anni, dice ah, questo è il volantino, prego, guardi, questi sono i nostri successi, quello che abbiamo ottenuto grazie all'opposizione in Parlamento. E lui mi ha detto no, me lo scarico sul web, e aveva 85 anni. Sì, l'ha detto, non è difficile, mia madre gli ho regalato un iPad e le è cambiata la vita, adesso sta tutti i giorni a condividere, amica scriverà a 1000 persone di voi. Alcuni poi sì, mi scrivono a tutte le ore sulle scie chimiche, alle 4 del mattino, risolvete questo problema, quest'altro, io ho la strada che c'è la buca, non abbiamo la bacchetta magica. O il popolo si sveglia e capisce che le istituzioni sono nostre, non appartengono ai partiti che sono degli intermediari tra istituzioni e cittadini, oppure è finita. Vedere così tante persone, vedere parlamentari finalmente senza scorta, parlamentari che restituiscono i soldi, che fanno centinaia di proposte di legge, non credete a me, andate sul sito della Camera, basta cliccare su ogni parlamentare per vedere tutto quello che abbiamo fatto, mi fa ben sperare. E se vinciamo questi europei, il giorno stesso l'Italicum viene affossato, ma è già affossato, il giorno stesso queste riforme piduiste della Costituzione vengono affossate. Perché sono piduiste? Ma perché qualcuno dice... ma non possiamo andare avanti con due camere, il processo legislativo è lento, è una balla. Abbiamo fatto studi comparati e l'Italia è il paese che approva il maggior numero di leggi in Europa, il doppio della Francia. Quando hanno voluto fare la riforma Becera-Fornero ci hanno messo 19 giorni. Il lodo Alfano, che ha firmato il Presidente della Repubblica e poi è stato decretato incostituzionale dalla Consulta, l'hanno approvato con le due camere in 18 giorni. Quando vogliono fare una cosa questi partiti che si uniscono e sono diventati ormai un partito unico, per quello Beppe dice o noi o loro e fa bene a dirlo, ci mettono poco. L'altra scusa dell'eliminazione parziale di un Senato è quello, ma i costi della politica, non è vero, le cifre che ci spara in televisione, non è vero, vogliamo diminuire i costi della politica, dimezziamo il numero dei parlamentari e dimezziamo gli soldi, facciamo così, ma manteniamo la rappresentatività, perché? Esatto. Il problema, lo dico alle persone che magari sono interessate alla Costituzione, che sono bellissime queste tematiche, il problema si chiamano contrappesi, cioè i padri costituenti si sono immaginati dei pesi e dei contrappesi costituzionali, cioè se dai troppo potere a uno a discapito di un altro si crea uno squilibrio. Allora, non è che noi per forza siamo contrari ad uno Stato che abbia solo una Camera. Ma avere due camere ti permette in una fase complessa, drammatica della Repubblica di avere un doppio controllo, cioè di far sì che una legge passa alla Camera e prima di passare al Senato si crea un periodo durante il quale l'opinione pubblica si informa su quella legge e può esprimere una giusta pressione. Spesso la legge contro le intercettazioni, che volevano chiaramente il PD e il PDL perché li aiuta, perché hanno paura delle intercettazioni, non sono passate grazie appunto alle due camere, e questa è la cosa straordinaria. Ma in assenza un paese che appunto ha un'unica camera,
che ha una legge elettorale ad oggi, ma l'affosseranno come l'Italicum, che permette a pochi segretari di partito di eleggere i loro nominati, e un paese che non ha due leggi fondamentali, una legge anticorruzione che abbiamo presentato, l'altro ieri c'è stata una conferenza stampa, e una legge sul conflitto di interessi, e io sono uno di quelli che pensava il Partito Democratico non ha fatto una legge sul conflitto di interessi perché non c'è riuscito, ci ha messo tutta la sua buona volontà. No, perché hanno molto più interessi questi falsi di sinistra con il portafoglio a destra a non fare una legge sul conflitto di interessi che Berlusconi, e ormai è così, è palese e si vede leggendo l'Expo. Per quello dobbiamo bloccare, e lo faremo grazie a un voto popolare plebiscitario durante gli europei, queste riforme piduiste. Se vinciamo gli europei, il giorno dopo crolla un sistema. Se il Partito Democratico va sotto il 30%, non lo buttiamo noi giù Renzi, lo buttano loro stessi a Renzi, che oggi permette, perché qualcuno crede che abbia un consenso popolare, di tenere in piedi questa baracca che è il Partito Democratico con 200 correnti, o forse spifferi, perché saranno spifferi, non correnti. I Cuperliani, i Dalemiani, che ancora ci sono, i Bersaniani, i Civatiani, saranno loro a buttare giù Renzi. Basta prendere un punto in più del PD e guardate che è dietro l'angolo l'obiettivo. Se noi vinciamo le elezioni europee, io lo dico a chiunque, anche a voi che magari vi sarete futuri candidati, iniziate a ragionare, dobbiamo iniziare a prendere atto che si va al governo. Iniziamo, Paola, preparati, perché andiamo al governo. Se vinciamo le europee si andrà innegabilmente a delle elezioni politiche, perché li costringeremo a sciogliere le camere, a indire nuove elezioni, e in quel caso si andrà a votare con quello che chiamiamo il consultellum, cioè la legge uscita fuori dalla consulta. E in quel caso ci conteremo, se vincessimo addirittura, cosa che succederà, è solo questione di tempo. Guardate i sondaggi tra i 18 e i 35 anni, chi è il movimento più forte, è solo questione di tempo. Quando andremo alle prossime elezioni andiamo al governo. Per quello vi chiediamo uno sforzo immane di essere accoglienti, di adottare un indeciso, di adottare un piddino. È più difficile adottare un berlusconiano perché è più difficile trovarli, ma ci sono ancora. Si nascondono bene, ma ci sono ancora in tutte le famiglie, io lo so, pure nella mia, cioè ci sono dei parenti, no, io so grillino, non è vero, lo dicono di fronte a me, ma sotto sotto Berlusconi ancora magari a qualcuno, sempre meno a Chiappa. Dobbiamo adottarle queste persone, sforzarci, da qui abbiamo 2 settimane di durissimo lavoro, di lavoro, di informazione, io credo che ce la faremo, però dipende da tutti noi. Adesso vi ringrazio e vinciamo noi, grazie a tutti. Non ho detto parolacce, eh? E questo è il nuovo stile. Beppe ci ha detto niente parolacce. E quindi eseguiamo gli ordini di Beppe Grillo.